Un benvenuti amici da Nicola. Oggi, come diceva Milena, guardiamo le novità in casa Hyundai per quanto riguarda il mondo di elettrico ed ibrido. Quella che state vedendo è la novità assoluta di Hyundai, la Kona in versione ibrida, quindi questo nostro nuovo crossover oggi presentato in versione benzina ed elettrico con varie tipologie di allestimento. Caratteristica principale di questa nuova Kona è appunto la versione ibrida, che permette di sfruttare un motore alimentato a benzina 1.6 di cilindrata con una potenza di 105 cavalli, affiancato ad un motore elettrico che permette alla vettura brevi tragitti in completa autonomia elettrica. Passiamo adesso al nuovo modello Ioniq, che poche settimane fa ha avuto un leggero restyling dal punto di vista soprattutto estetico. Ricordiamo che Ioniq è stata la nostra prima autovettura ad avere le tre possibilità nel mondo ibrido, quindi un'ibrida vera e propria con possibilità di autoricarica della batteria in fase di rilascio, di accelerazione e frenata, una versione plug-in con un corpo batterie più capiente che permette di avere un'autonomia puramente elettrica di poco più di 50 km e la full electric, dove permette di avere un'autonomia di poco più di 300 km. Sia per Kona che nuova Ioniq abbiamo disponibile il nuovo monitor da 10 pollici 25 che include la nuova applicazione di Hyundai Blue Link, applicazione che permette da remoto di gestire la nostra vettura. Ed eccoci arrivati nella nostra Tucson, da oggi in versione ibrida, discorso leggermente diverso rispetto alle due auto che abbiamo appena visto insieme, perché ha una omologazione mild hybrid, quindi un ibrido leggero. Motore 1.6 diesel in versione sia cambio manuale che cambio automatico, con un motore elettrico affiancato alimentato da una batteria che dà un aiuto al motore diesel in fase di partenza e di spunto. Prima di concludere, amici, volevo ricordarvi che oltre al mondo ibrido ed elettrico di Hyundai abbiamo anche il grandissimo vantaggio sui 10, i 20 e i DX20 di avere l'impianto GPL ufficiale di casa madre. Quindi riduzione di consumi, bassi costi di esercizio, meno inquinamento per l'ambiente. E signori, non mi resta che invitarvi in concessionaria per scoprire anche il resto della gamma Hyundai, per vedere le possibilità di alcune auto aziendali e chilometri zero e scoprire le promozioni e le ottime tipologie di pagamento. Un saluto da Nicola e AutoGepi, alla prossima puntata.